pienissima, una vita che è mille vite. Gaetano Rivai ha esplorato a fondo la complessità del genere umano sulla sua pelle. Ha dimostrato con le sue azioni come si possa passare dalle responsabilità personali alla responsabilità sociale, diventando un punto di riferimento per i giovani e le persone più fragili. Curioso e creativo, l'uomo, anzi stronzo, ha lasciato una testimonianza che non si cancella, che resta soprattutto alle giovani generazioni alla quale sempre si rivolgeva. Bisogna essere grati per quello che abbiamo, senza affliggerci per ciò che non abbiamo avuto. Questo è il suo lascito, non il passato, ma il futuro. Premio alla memoria quest'anno per la responsabilità sociale, il premio Donato Lamberti va a uno dei narratori del nostro tempo. Ha dato voce a tante persone, ha saputo fare un lavoro che ancora oggi è una grande risorsa per tutti noi. Gaetano si è scelto un lavoro che era funzionale al racconto. Il cinema, soprattutto il documentario, quello che forse insomma era lo stile che lui più amava, che sentiva insomma più vicino, consente di entrare proprio nelle case della gente, nelle vite della gente, nella storia delle persone. In tutti, diciamo, i documentari, i film che ha girato come regista, che ha prodotto come produttore, ma anche nel libro che Gaetano ha scritto insieme a Guido Lombardi, restituiva qualcosa a quel mondo da cui lui veniva, no? Lui diceva sempre: sono racconti di pancia. Ed è proprio così, che dava la sceneggiatura di questo documentario, la sceneggiatura, io la tengo tutta qua, era questo, diciamo, l'approccio. Quindi c'era un'urgenza sicuramente di raccontare delle storie e soprattutto un'empatia di raccontare quelle storie. Spesso quando venivano viste ai festival, insomma, il commento era un occhio dall'interno, perché lui aveva appunto la capacità e l'accortezza di non, come dire, raccontare da fuori delle storie, ma riusciva a entrare in quelle storie perché ne faceva parte di quelle storie. Certo, c'è poco da dire, insomma, il discorso è questo. Lui era un'esigenza vera e propria, quindi un cinema che è sempre stato fatto di denuncia, di introduzione in determinati mondi per le persone che quei mondi non li avrebbero mai visti.